Ciao a tutti ragazzi, dopo questa entrata, allora, oggi video collaborazione. Io ho da farvi vedere queste due cuffiette, vabbè, fronte e retro sono uguali, della Prink, che adesso è una promozione, io non c'è più, però, insomma, vi devo dire che vi devo fare, insomma, questo video. Allora, e vi voglio fare questo video, non mi ha obbligato nessuno. Vi volevo appunto dire che adesso la Prink fa una promozione che il toner, come, ok, molta roba è al 50%. Poi quando partirà il Black Friday, invece di fare il Black Friday, loro faranno la Black Week, che sarebbe tutta la settimana, per praticamente su una spesa di 20 euro, mi sembra, ti danno 5 euro di buono, quindi affrettatevi, comprate queste cartucce e poi ci sono delle promozioni, non solo questa promozione qui, per esempio alcune promozioni passate appunto riguardavano queste cuffie qua, che io trovo molto interessanti. Io ho già provato, perché questa qui è vuota, l'ho provata ieri sera. Devo dire che sono delle cuffie che non sono le solite cuffie Bluetooth che io recensisco, cloni delle AirPods, ma sono delle cuffie con filo, però sono Bluetooth, quindi allora praticamente dentro la scatola cosa troverete? Queste cuffie e il filo e le istruzioni, che non so cosa ve ne buttate, non so cosa ve ne fate, però va bene. Allora, apriamo la scatola, va, così vi faccio anche un unboxing, che dite, no? Allora, qua c'è la borsa, qui c'è la scatola. Dentro la scatola ci sono le cuffie avvolte in questa plastichina qui. Poi ci sono le istruzioni, carica batterie e che mi sono scivolati ora qui dentro. Gommini che io vi consiglio di utilizzare, siccome non a molti piace questa cosa qui. Ok, allora io non me le vado più queste cuffie, perché lo troverei inutile, siccome potete vederlo anche voi, sono identiche a queste, sono proprio le stesse, vedete, Prink, pure queste, sono identiche. Allora, questi gommini servono per aiutare la cuffia a stare ferma dentro l'orecchio, e quindi io non, io le userei se fossi in voi, però non tutti siamo uguali, quindi non a tutti sono comodi. Premetto che anch'io prima di utilizzarli, perché non è la prima volta che li utilizzo questi, mi devo un attimino abituare, ok? Mi sono dovuto un attimino abituare. Allora, dietro le cuffie sono fatte in questo modo. E vabbè, allora, adesso passiamo alla parte tecnica. Allora, il caricabatterie è un classico micro USB, normale Samsung, non è tipo C, non è Lightning, ok? Adesso per intenderci è un po' difficile aprire queste cuffie, e ecco fatto, è questo caricabatterie qui. Le cuffie hanno i controlli, non sono touch, ok? Questi sono i controlli. Allora, con questo tasto mi sembra vada avanti la canzone e si abbassa il volume. Con questo tasto va indietro, cioè non è che entro la canzone, si passa alla canzone precedente e si aumenta il volume. Con questo qui invece si accendono le cuffie in questo modo qua. Ok? E poi dopo si spengono e si risponde alle chiamate. Quando la cuffia scarica, adesso in questo caso io l'ho caricata stanotte, quindi le cuffie sono cariche perché non le ho usate. Le ho usate appunto ieri sera per scaricarle. Quando la cuffia scarica, l'unica pecca è questa, che manda un suono che potrebbe dar fastidio, nel senso che si sente ping, ping. Ed è un suono che all'inizio ti potrebbe un attimo, però la qualità dell'audio è ottima, nel senso che si sente veramente bene. D'altronde i prodotti della Prink sono tutti quanti prodotti ottimi, hanno anche roba di marca, e spesso fanno promozioni. Per esempio, l'anno scorso per i mondiali, insomma, c'è stata promozione che regalavano dei palloni, tempo fa delle cuffie Bluetooth da DJ enormi. Poi ci sono state anche queste cuffie, poi ci sono state tante altre promozioni che io non so, perché non le so tutte, però hanno
Ah, un'altra cosa. Questi sono magnetici. Vi faccio vedere. Sono magnetici. Non capisco il senso perché sono di questa cosa, però sono magnetici. Quindi attenzione a non tenere troppo vicino i cellulari perché potrebbero smagnetizzarli. Anche se adesso i telefoni di oggi penso che facciano proprio fatica a venire smagnetizzati. Adesso vi faccio vedere com'è l'accoppiamento. Allora, innanzitutto il filo va tenuto dietro. Le cuffie si mettono in questo modo qua. Ah, ovviamente questo cosino qua va messo così. Comunque ve ne accorgete pure voi quando mettete la cuffia. Sì. Sono un po' difficili da mettere con questi cosini qui, però sono molto più stabili, specialmente perché queste qui dovrebbero essere usate per correre, per chi va a correre. Sono molto, molto buone per questo motivo lì, che hanno un buon audio e si sente bene, soprattutto sono... Vabbè, se tu non ci vai attorno rimangono ferme. Anche se per me, diciamo che sono abbastanza scomoda ad usare questi... Cioè, sono più comoda a mettere questi cosini qui, questi tappini lì, però ho voluto tenerle esattamente come ti arrivano in busta, così faccio per farvi vedere meglio voi. Allora, adesso ovviamente io le avevo spente, le devo riaccendere, giusto? Vi faccio vedere com'è che si accoppiano. Allora, qui c'ho il mio iPad. Ok, S2, connesso. Ok. In questo modo la cuffia è connessa. Allora, adesso io non vi posso fare sentire com'è che si sente, perché mi andrebbe in copyright il video, però vi posso dire che assolutamente si sente bene. Si sente bene per delle cuffie, sono più o meno a livello di cuffie che costano sui 40-50 euro. E non sto dicendo bugie perché sto facendo una collaborazione. Io, se devo dire una cosa, la dico. Queste cuffie sono... Magari posso dire una cosa, a livello estetico non sono proprio il massimo, ok? Però a livello di audio sono fantastiche. Hanno un microfono che si sente bene, almeno per quanto riguarda me, io ho sentito bene usando queste cuffie, usando il microfono. E i commini sono di gomma morbida. Però sono, vabbè, come ho detto, potete intercambiarle, potete anche togliere questo in ogni caso, quindi potete anche tenere questo gommino qui e togliere questo qui. Però io, insomma, vi consiglio di magari di abituarvi a, se dovete proprio, se voi andate a correre, io non ci vado, io vado in bici, quindi per andare in bici vanno bene anche le cuffie che ho già, però per chi va a correre è sempre meglio usare delle cuffie con questo cosino qui, perché rimane più ferma se non ci si va attorno più di tanto. Io, come vi ho detto, se vi devo dire che le cose fanno schifo, fanno schifo. Se vi devo dire che le cose sono buone, sono buone. Queste cuffie non hanno un aspetto estetico bellissimo. Diciamo che sono sul 7, ok? Ne ho viste delle più belle, ne ho viste delle più brutte. La cosa che un po' va, secondo me, a imbruttirle è tutto questo coso qua, nel senso che, cioè, sembra tipo, avete presente di quei bastoncini che si mangiano ricoperti di cioccolato? Uguale. E quindi poi è troppo plasticoso, secondo me è un po' cheap, però per il resto diciamo che a livello estetico, tolto questo coso qua, vedendole così, sono delle belle cuffie, ok? A livello audio, come vi ho già detto, secondo me sono a livello di cuffie da 40-50 euro, quindi sono a un ottimo livello, specialmente per il fatto che queste cuffie forse le ridaranno in promozione e le andate in promozione. Quindi diciamo che hanno un ottimo prezzo, se così lo si può chiamare, e a me sono piaciute, a me piacciono queste cuffie qui.
Ieri sera, io di solito quando vado a letto, prima di dormire, mentre mi addormento, guardo i video, ok? E ieri sera invece di usare le mie classiche cuffie, ho provato queste qui, un po' per fare questo video oggi. E in generale io mi sono trovata bene, perché non ho avuto... Ci sono alcune cuffie, adesso non quelle che ho io, però alcune che ho provate, che quando tu ti muovi, Bluetooth sto parlando, si interrompe un pochettino il segnale. Qui non succede. Cioè, con queste qui il segnale non si interrompe. Soprattutto, anzi, rimane molto fermo e si sente bene, bene, bene. Quindi si sente nitido, l'audio non è in ritardo, l'audio non è invertito. Quindi, raga, i materiali della Prink sono buoni. Quindi andate a comprare dalla Prink e vedrete che ne rimanete soddisfatti. Detto questo, io vi saluto. Ah, dico che non ci guadagno... Ve lo dico così... Io facendo, pubblicando questo video non ci guadagno nulla, ok? Nulla! Ho voluto fare questo video perché secondo me è giusto sponsorizzare la Prink ed è giusto parlare di cuffie, insomma, di cuffie che mi trovo bene, perché sapete che io parlo anche di queste cose. Ne avrei parlato anche se mi fossi trovata male, ho detto che non mi piacciono, ok? Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!